Et mi, qu'elle passe dans sas, slargas de l'aria. Et là, men inventam, pavacqua ferma su casuret, la luna, che la ceva il meuve di homme che van nella notte erma. E s'infilascia, e sciara, e caminera, va me pietà sui sogni, che ai tec inferno. Gris San Materno, Bianca Maria de Semper, mia edicula, scivosa di Cantun, pulver di om che passa, e par che stemper s'inultra al di luntan, che ven li rum. Sfris sas di strat, un briust un bincheria, aria di casuret, scur trani siun, si ve tuchi, si ve parlaria, ma quanti vus, quanti respira il vent, e sta manfrina della fantasia che per la piazza danza, sciabelent. Per parlare della poesia di Franco Loi credo sia indispensabile partire dalla lingua che usa, che è, come è noto, un dialetto. Ma quale dialetto? È un dialetto che non esiste in sostanza, è un milanese pieno di inserzioni che vengono da altri luoghi e soprattutto vengono dall'immaginazione di Loi. Un critico molto acuto in generale e della poesia di Loi in particolare, Pier Vincenzo Mengaldo, ha scritto che quello di Loi è un linguaggio globale. Questo credo sia molto vero, cioè Loi non usa la lingua, questa sua lingua inventata a partire dalla realtà, non la usa né per fini lirici né per fini elegiaci, la usa per raccontare una realtà complessa, una lingua azione, ecco, una lingua attiva e una lingua azione. Tutta la tensione linguistica di Loi è data da questo rapporto con questa tensione verso l'altro e questa pietà dell'altro. Ecco, la sua lingua è il primo strumento e nello stesso tempo il primo luogo in cui questo avviene. No? Oh vita, mi ha preso gran libertà. La via Teodosio leva la domenica un ciel che su ricà pareva un mare e gheva i fieux, i genti in presia, i bei tusans mevesciano nel su, i cial, che l'aria trasava tra i cortili. E noi, sempre una marmaglia allegra di ragazzi sentimentali, con tanta voglia di giocare, e qualche se trovavamo su una strada, Milan, leva la voce del gran slargare. Sono nato a Genova.
da madre colornese e padre cagliaritano. Mio padre, rimasto orfano a 11 anni e allevato dal fratello a Genova, aveva fatto il marinaio, poi i tanti mestieri per campare. Mia madre, figlia di un lattoniere morto di spagnola, se ne andò da Colorno per fare la serva a Genova. Quando mio padre la sposò, andarono a vivere in camera mobiliata con una famiglia amica e poi in via Pantera, quartiere San Fruttuoso, sui monti di Terralba e della Villa Imperiale. Mio padre parlava in casa italiano da povero sardo immigrato a Genova e mia madre colornese. I miei amici parlavano genovese, che io capisco bene, ma non so parlare. Zena negra, zena de marmo triste, grama zena, parasceve de sepulcri, sei voi carugia lorda, e palumin d'indelo, cui gambeta, ciassa banchi, pre, soturipa, e usse brusco, spusse de fricheur, figasse faineciu calde d'oio brugè, veio in broge, che balla su sartiane, tra i barche cuè, i fumaiò negri di pilota, le anquasse i pennelli dei nae, e i mastri fallipa. Ciò che legni su mada fao, te dato i bastimenti tra che ad arsena de caigamento. Avevo 7 anni quando mio padre fu trasferito a Milano, allo scalo merci di Milano Smistamento. La nostra prima abitazione fu in via Cardano, angolo via Fara. Era una casa popolare, con ringhiere, corte grande e cessi sul ballatoio in comune. Andammo poi in piazza Bottini, stazione di Lambrate, e quindi a Limito. Infine, in via Teodosio, nella zona di Casoretto, vicino all'azienda tranviaria. Eravamo nel 1939, autunno. La via Accademia, del Suca, di Lungun, del Zonca, del Marier Marchet. La passatella, le, chi fa il marciant? E via strusa tra il ciun, la gina, e il caffapiola, i trani del mestè, finché la via Accademia leva bianca de quella luna che balava ai ges. La via di Primpurtun, della mercanta, di seghi in banda, di pestar, di grent, chi nudi di recantun, era in la branca de madunas, de spaccaghi denci. Come si fa a dire nella vita di una persona cosa ha avuto più importanza? Magari sono particolari significanti. Mi ricordo un bambino piccolissimo che andavo gattoni sul pavimento della casa dove abitavo e ho visto entrare la luce dalla finestra che a me sembrava un'inondazione d'acqua. Ma forse anche la prima volta che ho visto scrivere. Un ragazzo scriveva su un foglio bianco e a me ha fatto grande impressione vedere questa bacchetta magica che era la matita probabilmente. E mi ricordo che uscivano questi animaletti, cioè queste cose che si muovevano sul foglio. Oppure le bambine, altra cosa importantissima, perché io dove arrivavo avevo sempre i maschi che mi respingevano, facevano un gruppo. E quindi io facevo amicizia con le bambine. Mariuccia,
printetin della mia vita. Maglius suris tra i liste di linghier. Ti deben, oggi de fuin, tu set antiga. Che sfrange di verde vecam, la tenerezza, là, sotto un taul, come i gatti bracciati, tra i scar di mamma e veg che si gulava, là come un fiore d'erb che mi basas, e il bel velù di grazia mi inviurava. A me, so bagaiette, che tra i surè, col magher di manin la mestrusava, e vus che ghe cercava eren i ser. Ricordo il teatro e quello, ecco, la prima volta. Teatro nelle aie dei contadini, dei cascini. Questo mettere delle assi con questi strani personaggi. Mi ricordo l'Amleto, per esempio, con la spada di legno. Queste, e tutti i contadini a guardare questa cosa fantastica. Avevo 10 anni, 9 forse, non era scoppiata la guerra, quando ho fatto una sceneggiatura dei 3 moschettieri di Dumas, teatrale, e l'abbiamo recitata in una corte a Milano, in via Teodosio. Quindi lo scrivere, non c'è stato qualcosa che mi ha spinto a scrivere, lo scrivere si può dire mi ha accompagnato tutta la vita. Avevo proprio questa voglia sempre di porre tra me e la mia coscienza le parole. Martini però era proprio la strada dei nostri sogni, perché qui abbiamo, là avanti c'era il biscottificio, che adesso non c'è più, c'era un odore per esempio sempre di biscotti in questa strada, e c'era questo senso di intimità, per quello che noi venivamo qui. E quando è scoppiata la guerra, noi eravamo antifascisti, avevo 10 anni, e facevamo le lettere, perché con su scritto non vogliamo la guerra, vogliamo il pane bianco, vogliamo la pace, e credevamo che qui fosse una via di fascisti, perché erano tutti con le ville, noi eravamo gente povera, e invece qui c'erano tutte le ville, e venivamo a imbucare queste lettere di... E invece poi abbiamo scoperto, quando è finita la guerra, che qui erano tutti antifascisti. Per cui la nostra propaganda è andata a vuoto. Quindi questa è stata una strada molto importante per me. Io ho fatto una cosa qui su una partita che abbiamo giocato qui. Dai Naka! Naka, scarta sul Pinela! E passa, fanno al Venezian. Ui, magna balun, rasa d'un Wilkers. Te vede no, che mani impacchetà. E flippe flap il cu, Tira Bertin, castagna va su terra. Che lis, passa de piaccia per che schirla. Lala, che te vengono un dì. E vun strepa la maglia. Nolter scarpa, tra un sbraccià, sgulas. E la pelota d'un brun de vus, un'altra, par scalvià. Da den detai, va de fin che spieva, e ti magher de punta, mai una rosa, daghe la luna rosa, a lunghe resa, e mi se c'ha più balla fu fioret,
e il dribbla l'anima. E il bec va per farfai, stoppa, alla morte, sen tu che cavolo sei. E il sfes de luna fa nel fil al su. Già moi chi già va, porte vecian, che vanno insieme al dis ciao alla luna. E raspen su, tric o quater, con la bala, che salta sempre e parla, che finisce. Ecco che qui, anche le voci che ci sentono adesso sono le voci di allora, no? È sempre, è questo mondo, è come se fosse fermo, è fermo nel tempo, no? questo vociare, questo gridare. C'è un aspetto che credo occorra sottolineare della poesia di Loi ed è la forte importanza dell'elemento musicale. Lo stesso Loi ha indicato nel maestro Mahler e addirittura in Schönberg i suoi maestri. Insomma, come vedete, siamo nel cuore delle più importanti esperienze musicali del Novecento e sicuramente in questa, chiamiamola sua, privata, personale dodecafonia, Loi sfrutta al meglio il dialetto, la lingua regionale, che è una lingua fortemente ritmata, fortemente percussiva, quasi un jazz metropolitano, sono di solito suoni molto corti, brevi, e questo garantisce alla pagina un più di emotività, di efficacia, di tensione espressiva. Poi c'è un altro elemento importante, l'elemento teatrale. Loi ha lavorato molto per il teatro, ha scritto per il teatro, ha lavorato nel teatro e questo credo che si senta, si veda. Tutto sommato le sue storie ci sembra di vederle rappresentate su una specie di palcoscenico popolare. E qualcuno ha parlato dei burattini di Loi, cioè questi personaggi che hanno qualcosa del burattino e quindi usano dei burattini il linguaggio violentemente espressivo. Durante la guerra ho vissuto i bombardamenti, sono andato a tagliare e rubare alberi per scaldarci, ho fatto le code per il pane giallo che poi vomitavo, ho vissuto i rastrellamenti notturni in casa nostra, ho visto Milano sotto le bombe e i morti lasciati durante le notti col cartello colti con le armi in pugno. L'ho vissuta tutta la guerra e tra gente, sì, veneta, emiliana, cremonese, meridionale, ma tutta milanese, poiché tutti si ingegnavano di parlarlo questo dialetto di Milano, questa lingua che ci apparteneva e ci accomunava, come ci appartenevano e ci accomunavano le vicende. E non era certo un mondo agricolo, feudale, dialettale, come degusta Pasolini, ma un mondo, cittadino, proletario, antifascista e sia pure dialettale. Un mondo che leggeva i manifesti del Commandantur, ascoltava il colonnello Stevens e Candidus, leggeva il Corriere, ma scriveva volantini antitedeschi in italiano, ma gridava, bestemmiava, soffriva e malediva e giocava in milanese e pregava in latino nelle cantine rifugio. Ecco, un'altra cosa importante, che durante la guerra, quando ha fucilato i 15 a Loreto, e non bisogna dimenticare che quasi tutti abitavano o hanno frequentato il rione, Il mio amico, il papà del mio amico Sergio, per esempio, abitava in via Casoretto e tutti i negozianti, per esempio, hanno abbassato le saracinesche perché era un lutto per il rione, perché tutti si conoscevano. Ecco perché io dico poi allora che quanti voci, quanti respiri nel vento, no? Perché non solo la gente viva, anche i morti erano con noi. Questo
Questo ha contato tanto per tutto il seguito di quel che c'è stato dopo guerra, per esempio la ricostruzione, la passione degli uomini per rifare il mondo, in qualche modo cambiarlo. Ecco, questo veniva fuori da questa spinta, da questo grande amore. Solo chi ha provato la guerra sa cosa vuol dire. Fame, paure, voglia di stare assieme. E quindi, finita la guerra, Milano è stato come un'esplosione di gioia, un'esplosione di energia, di forze anche, voglia di cambiare, voglia di cambiare il mondo. Io ricordo questa festa al parco dove c'era Natalino Otto e Flo Sandos. Una canzone famosa di allora è la Sola me ne vo per la città, che è una canzone che era proprio, si cantava dappertutto in quei giorni. E mi ricordo che qui all'Umanità c'era stato... Da queste emozioni, io ho tratto questi versi. Venivo dalla guerra e per la strada gave un passare insieme a muo, dolore. Amò sparare, amò gave i morti, ma seve un num, seve un cla superare. Num seve un mi scampà da fam e boom. Num, gente strada, gen fada de mort, non sevo me sbuti dai fop del mondo. E non per crudeltà, no per desprezio o mancanza di pietà, a voglia de num, ma come una passione, de su sciupada, anche la notte, non lavorevo un su. C'ha mila libertà, c'ha mila sbornia, c'ha mila mevuri, festa in cui un manum che l'empatia da proprio tutta, anche la libertà, se sen godù. Uno dei temi più forti in Loi cioè quello del tempo. Anche qui c'è un tempo storico, addirittura un tempo della cronaca, e dal quale poi si parte però per arrivare fino a una eternità, con toni addirittura profetici, con toni religiosi. In Stroleg, come nell'Angel, c'è sempre questo andirivieni tra un tempo immediato e un tempo rivoluzionario, un attimo che è l'attimo della decisione, che però rimanda, attraverso una crisi che viene narrata appunto in particolare in Stroleg e nell'Angel, rimanda a un altro tempo, che non è nemmeno più quello della rivoluzione, ma quello di una comunità a venire, che va ben al di là di ogni progetto civile e politico. È un progetto di fratellanza, e infatti il milanese di Loi, come ha detto Franco Brevini, è più che una lingua materna, una lingua fraterna. È una lingua che chiama i fratelli. Uscito dal PC nel 1962, quando nel settembre 1965 mi ritrovai a ripercorrere il passato, fu in milanese che uscirono le prime poesie. Fu un atto di istinto. Io credo di aver ben chiaro questo. La lingua usata da me è una lingua che io sento di sangue popolare. Basta che io mi ci abbandoni perché ritornino in me i ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza. I campi di football, i caffè, le sezioni di partito, le case con le ringhiere dove ho abitato, amato, giocato. Certo che ci vuole un glossario,
Ma chi capirebbe i vari Zonca e Pedrinelli e Corgnati e Tettamanti e Colombo che ho conosciuto? Allora era una città che aveva tutti i luoghi per la convivenza. Oggi i luoghi della convivenza sono spariti. È sparita la casa come queste, cioè le case dove la corte era il centro vitale della casa. Un tempo in tutti i paesi, compreso la città di Milano, si facevano le chiese o le osterie. Adesso si fanno le banche. Beh, è un po' poco per vivere assieme, devo dire. Insomma. Venendo a mancare tutto questo, l'uomo oggi o ha la televisione, che è diseducativa al massimo, o ha il vuoto, niente. Oggi tu vai in una casa, ognuno è chiuso nel suo appartamento. Anche oggi io sono uscito, ho incontrato uno, gli ho detto buongiorno. Lui mi ha guardato così, è andato. Non... Cioè, è perfino, come dire, indisponente dire a uno buongiorno. Infatti, miracolo a Milano, finisce, che dice andiamo verso un paese dove buongiorno voglia dire ancora buongiorno. Se meurt, sì, Shuri, a Milan se meurt. Qua è vun departement, qua è d'estremis. Se meurt, se sa. E che quel che cerca di tripilar, das de fa, partis. E in night, fumen d'azur. E triteate, in niente fa, si abbiurate in fis. E cos vittori l'enne in vedriada accesa. De cartellun si scrin, fa de cubiot. E te d'America con ten fund e il don. Che tra i semafori russe e i don tarnega e il par na foto che tra i cus paris. La Milano di allora per Loi è una Milano curiosamente profetica, cioè in sostanza è in un certo senso la Milano di oggi, cioè una Milano destrutturata, una Milano in cui l'identità non soltanto è perduta ma sembra introvabile, insomma una città veramente tragica. Ecco, la differenza forse è questa, che questa tragicità di allora è diventata una tragicità implosa oggi. L'altro giorno io camminavo per le strade e vedevo questa città che ha una sua bellezza nascosta. È molto interessante il fatto che a Milano gli interni dei cortili, i giardini nascosti dietro i muri, i navigli che sono interrati, l'acqua che scorre sotto, cioè c'è una bellezza di Milano che è... Bisogna cercarla. Ecco, questo dà il senso sempre, però, quindi, di una città che ha una sua forza e una sua capacità di, come dire, proprio di energia. Energia che crea, che fa. Ma sono sicuro che Milano avrà una rinascita. Perché è tipico della città questo, come dire, questo raccogliere le forze per grandi progetti. Io ho le mie rabbie contro Milano,
spesso sogno di andarmene, però mi ritrovo sempre a essere qui, perché stranamente è come se qui corresse l'energia della vita. Mi è capisino, se il vuoi, studio. E il ten le vale bene, d'essere il che più. Sansir, leva una nuvola de sera, che par sia ferma, e nel voltas le scure. E forse gavesù nel medutur, e il Dio che è nel mondo, della natura, che ombra sem, e resta un men d'un fian. E quel che mi godente, della spuma di quel che sta e del me pensare. Che il sogno dell'impressione della mia vita e poi la morte, la vera speranza all'uomo. Ma mi vuoi no che sia memoria i onco vuoi ben, i don del cuore, i di che sta un fulmen fermo in aria, i bei momenti d'un viv che mai se muore. Mi son melur, son la sua sostanza, e può di no pensare la morte in cuore.